E quindi volevo chiederti cosa ne pensi degli ultimi fatti, diciamo più attuali, anche più, come dire, discussi ultimamente in ambito politico, e ovvero di questo caso un po' eclatante del ministro Bonafede e di Matteo. E d'altra parte oggi c'è stata la votazione per la sfiducia del ministro, che non è alla fine. Alla fine non è stato sfiduciato. Ecco, volevo chiederti cosa ne pensi di tutto questo evento, via. Allora, ti parto deviando un po' la risposta, ma poi arrivo al punto. Quello che ho constatato rispetto a questa storia, rispetto a quello che ha creato nell'opinione pubblica, è sia un risvolto positivo che uno negativo. Quello positivo è che finalmente si parla di cose di cui tempo veramente nessuno sapeva nulla, perché parlare del DAP. Cioè, è il fatto che la gente si ragioni su che cos'è il DAP, che cos'è il DAG, che cos'è il direttore generale degli affari penali, che cosa può scegliere un ministro, perché è importante che il vertice del dipartimento che si occupa delle carceri abbia un certo ruolo. Ecco, è bene che se ne parli, quindi è giusto, è positivo che sia stata scatenata questa questione e che se ne sia parlato tanto. Dall'altro lato, l'effetto negativo è che si è creata la solita vecchia polarizzazione che contraddistingue quasi ogni ambito di attualità politica di cui si parli, specie nella dinamica dei social network, dove diventa un automatismo, e quindi si creano le squadre. E questa è una cosa che non ho apprezzato, ma era inevitabile. Rispetto a quello che penso io penso che. La vera verità su tutto questo la possono sapere solo i due diretti interessati. E sarebbe presuntuoso da parte mia dire i fatti sono andati in questo modo. Perché dico questo? Ovvio che uno si fa un'idea, è normale, ma le due versioni fornite, una dal ministro, l'altra da Di Matteo, convergono in alcuni punti. E divergono nel punto fondamentale, che è quello in merito alla eventuale intesa che ci sia stata tra il ministro e Di Matteo sul fatto che Di Matteo dovesse andare a ricoprire il ruolo che era quello di Falcone. E Di Matteo cosa dice? Di Matteo dice: mi sono stati proposti, sono state proposte le due opzioni, io avevo 48 ore di tempo. Ho detto che avrei preferito il DAP e il ministro mi ha detto no, il DAP l'ho già assegnato a questo Basentini che poi è stato dimesso, è stato fatto dimettere questi giorni, negli scorsi giorni. Mentre invece il ministro dice, mi è sembrato che, noi, che ci sia stato, che ci fosse stata una conversione, una convergenza di intenti tra me e Di Matteo sul fatto che lui dovesse invece ricoprire il ruolo di direttore generale degli affari penali. Cioè quel ruolo che era stato di Falcone, diciamo, sotto Claudio Martelli all'inizio degli anni 90. E per questo io, dice Bonafede, ho affidato il vertice del DAP a un'altra persona. E vai a capire chi ha ragione. Vai a capire chi sta spostando la realtà verso la sua verità. Poi c'è anche una terza ipotesi, che ci sia stato un cortocircuito di comunicazione tra le due figure e che veramente non si siano capiti. Ed è una cosa che io non escludo affatto. Aggiungo che pensando non in merito a simpatie personali, simpatie di partito, quelle lasciano il tempo che trovano, parlando di carta canta, se esamino il lavoro dell'uno e il lavoro dell'altro, non posso che trovare qualcosa di positivo, specialmente rispetto alle devastanti esperienze precedenti in politica, in magistratura, credo che sia stata una pagina brutta perché ha fomentato invece quelle fazioni politiche che con la lotta alla mafia non hanno nulla a che fare, anzi sono state pesantemente colpite dalla lotta alla mafia perché avevano magari tra i loro esponenti determinati personaggi che sono stati indagati e poi messi dentro per mafia, che hanno sparato a zero pur non condividendo nulla dei codici che noi condividiamo. Io e voi abbiamo il diritto di portare avanti certe battaglie, non certo
quei politici che hanno goduto di questa, di quello che è accaduto tra Bonafede e Di Matteo.